Привет, комрад! Questo programma è offerto da Kalashnikov Energy Drink. Ben ritrovati a tutti amici Soft Gunner con una nuovissima rubrica criminale. Sì, dopo tanto tempo, rieccomi qui. Abbiamo da poco visto il video di prova di tiro dell'RPK, arrivato dopo molti mesi dalla prima recensione, questa seconda parte che ha tardato molto ad arrivare per problemi che ho già spiegato, purtroppo mancanza di tempo o maltempo, mi hanno fatto ritardare parecchio questo video. Finalmente è stato fatto, quindi non rimaneva che fare la rubrica dedicata a questa replica per concludere il cerchio relativo all'RPK. Quindi, come consuetudine, vedremo gli accessori che utilizzo e parleremo della replica stessa. Come già detto nella video recensione, è una replica decisamente pesante, molto sbilanciata. Il peso è praticamente tutto sull'anteriore, questo perché è realizzato in acciaio, non è zama, è un ferro molto robusto, acciaio molto robusta. Quindi la replica con questa canna molto lunga sbilancerà molto il peso sull'anteriore. Oltretutto vedete che ha un calcio veramente risicato di forma quadrata, quindi il peso lo avremo praticamente dal caricatore in avanti. Oltretutto c'è un bellissimo bipiede molto comodo. E apro subito una nota sul bipiede: questo purtroppo non è in acciaio, pezzo molto sensibile, ho dovuto sostituirlo perché quest'inverno con meno 16 gradi la zama, perché questa qui è zamaccia, proprio un metallo fatto con lo scarto delle lattine, purtroppo si è spezzato. Pensate che mi sono impigliato solamente in un rovo, tirando l'RPK mi si è spezzato. Complice il gran freddo, complice il metallo schifoso, per assurdo le due gambe sono di metallo robusto, giustamente l'attacco che deve sorreggere tutto il peso in zamaccia. Complimenti alla cima, complimenti ai cinesi e all'ingegnere che ha studiato questo pezzo. Quindi ho provveduto a sostituirlo, l'ho recuperato velocemente, sostituito, ho dovuto fare un gran lavoro qua sulla canna di limatura, quindi un lavoro allucinante, ma sono riuscito a metterlo a posto. Ritorniamo alla replica. Come vedete c'è installato il drum. Beh, perché? Perché è una mitragliatrice leggera senza un caricatore elettrico, quindi con una gran capacità di fuoco, ha la stessa utilità che avrebbe un culo senza il buco, pari a zero. Quindi a cosa serve una mitragliatrice se io ci devo mettere un caricatore e star lì a girare la rotella? Assolutamente nulla. Quindi io l'uso esclusivamente con caricatore elettrico. Mi porto dietro un paio di caricatori perché si sa mai la sfiga, finisce la batteria del caricatore elettrico, si spacca, qualsiasi cosa può succedere, cosa faccio? Non gioco più? No, mi uso i caricatori. Parlando di caricatori, compatibilità totale, quindi monteranno benissimo quelli da AK47, scusate, in metallo della Jingong. Stesso discorso per quelli da AK74 in plastica, simil bachelite, sia della, questi qua sono della Cima, ce li ho anche della Cybergun, nessun problema di pescaggio, quindi un ottimo pescaggio, il gruppo PAP non dà problemi con i caricatori. Meccanicamente è stato revisionato, abbiamo visto già nella recensione che le parti interne erano piuttosto buone, assemblate abbastanza bene, l'unica cosa era il grasso messo un po' così. Sono state sostituite varie parti, tra cui la testa del pistone, la testa cilindro e la molla, perché sparava un po' basso, adesso l'ho portato a 0,92 joule, spara 94 metri più o meno al secondo, un'ottima velocità per quello che devo fare. Ha un rough piuttosto sostenuto, potete vedere il video action qua linkato a fianco. L'ho usato molto con la 11.1 dopo averlo spessorato a dovere, il gearbox non mi ha dato nessun tipo di problema, però l'ho messo a posto bene. Da originale onestamente non so cosa dirvi, evitate sempre di utilizzare un 11.1. Esperienza personale, nessun problema dopo averlo sistemato. Ho sparato all'incirca 3 kg con questa replica da quando l'ho acquistata, di cui almeno 2,5 con 11.1, mai successo un problema. Unica cosa, qualche mese fa mi si è spezzato lo spingipallino, adesso non so se si vede, era in plastica, voglio dire, dopo aver sparato qualcosa come 12-13 mila pallini, se non di più. Ora monta un bello spingipallino in alluminio, problema risolto.
Ho sparato ancora una mezza chilata nell'ultima giocata con 7-4, dove sembrava che sparassi tantissimo, ma ho un ROF di 11-12 BB al secondo, quindi 30 secondi ho sparato poi 300-400 palline, non è che abbia sparato poi così tanto, però dal video sembrava chissà che avessi sparato cosa. Adesso veniamo ai pro. I pro sono parecchi. Allora, il realismo assoluto di questa replica, come già visto nella video recensione, ha un otturatore praticamente identico alla controparte reale, fatto molto bene, tutto resistentissimo e molto robusto, a parte il bipiede, ragazzi, non so cosa dire al cinese che l'ha progettato questo bipiede, un epic fail assoluto. Molto belli i legni, infatti di tutti gli AK che ho è l'unico che non ho riverniciato, perché ha dei legni veramente belli, un colore decente, non è arancione ANAS, belli, belli, belli. Robusti, non si sono mai graffiati, rovinati, spaccati, non è compensato da nulla. Purtroppo non si trovano le parti in polimero, cosa che ho cercato, sono rarissime da trovare, si trovano solo quelle della controparte reale, anche se ancora più rare da trovare. Purtroppo volevo farlo in versione moderna con paramano e calcio in polimero, ma nulla, non l'ho trovato, fa niente, lo tengo così. Vedete che ho applicato una cinghia a due punti, simile a K. Monta anche quella originale da AK, però viene più comodo questa perché è più lunga. Più grosso è il peso, ragazzi, perché l'ultima giocata ho fatto veramente molta fatica, avevo le braccia e gli avambracci spezzati, siamo sui 6 kg col drum pieno, si fanno sentire dopo una giornata. Oltretutto, ripeto, purtroppo il peso è tutto sull'anteriore, è faticoso, non è assolutamente per tutti. Fantastica in supporto. Qua tirate il grilletto, iniziate a sparare e non ci sono cazzi per nessuno. Quindi direi che complessivamente io questa replica do un 9. 9 perché mi piace molto, è fatta davvero molto bene. Meccanicamente ripeto che ho fatto pochi interventi, ma sono i soliti interventi che si fanno su repliche cinesi. Quindi poca spesa, tanta resa. Veramente bello, ovvio che deve piacere se siete... più predisposti a M4 in company, scommetto che questa vi faccia pettare come replica, ma non importa, ci sta, assolutamente. Quindi consigliata a chi? Consigliata agli amanti della K, appunto, perché questa è una replica che piace o non piace. Oltretutto il peso lo rende veramente un fattore sconveniente che farà cadere la scelta dell'acquisto a molti. Bene, direi che è tutto, spero di aver detto tutto quello che c'era da dire. Ripeto che io lo uso così com'è, col drum, perché non avrebbe senso non usare il drum, usare i caricatori normali non vi passa più, lo svuotate in continuazione, state lì a cambiare. Deve essere un'arma di supporto, quindi tanto fuoco, quel bel caricatore elettrico. Vi ricordo che questo programma è stato sponsorizzato da Cybergun con Kalashnikov Energy Drink. Cercatela, è rarissima, io ce n'ho. Grazie a tutti per la visione e ci si vede alla prossima. Ciao raga!